Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con un poeta straordinario che fa poesie molto particolari perché compone haiku. Si tratta di Gianni D'Arconza e è in uscita il suo nuovo libro di haiku dal titolo Pensieri in forma chiusa. Grazie Gianni di essere qui con noi, raccontaci perché molti non li conoscono. Che cosa sono gli haiku? Gli haiku sono, intanto grazie per l'invito, grazie per questa possibilità che mi hai dato anche di pubblicare questi brevi componimenti. Gli haiku sono dei brevi componimenti di origine giapponese in realtà e sono di 17 sillabe in totale, sono tre versi divisi 5, 7, 5. Mi è sempre piaciuta l'idea dell'haiku, che in realtà tu dici pochi conoscono, ma sta prendendo sempre più piede, perché in realtà io mi sono accorto che anche in internet sono sempre più numerosi i concorsi per scrittori di haiku. Ed è un peccato che non ci sia una gran tradizione di haiku in Italia, mentre c'è di più in altre realtà. Ad esempio, io ti dirò il titolo, Pensieri in forma chiusa. Pensieri in forma chiusa perché quel chiusa è scritto con KHIUS, è scritta in maniera particolare, è un italiano sgrammaticato, in realtà è l'anagramma di haikus. Haikus il plurale di haiku in spagnolo. Ora, qualcuno potrebbe dire, l'haiku non è spagnolo, è giapponese, e in plurale in giapponese haikai, lo so benissimo, ma io sono arrivato agli haiku attraverso gli ispanoamericani. Borges scrive 17 haiku, Mario Benedetti, un altro sudamericano scrive dozzine, anzi centinaia di haiku. Dopo, solo dopo, sono andato a recuperare quelli giapponesi e mi sono appassionato. Perché abbiate un'idea di cos'è un haiku? L'haiku, io ho sempre pensato, è un po' un inizio di poesia, è una poesia, diciamo, troncata. Comincia dalla penna dello scrittore e finisce nella mente e nel cuore del lettore. È il lettore che conclude l'haiku. E questa a me è sempre piaciuta come cosa e come pensiero. È una poesia forse che stimola ancora di più l'immaginazione del lettore, no? Perché è un componimento così breve, però diciamo è come una frustata a volte, proprio per l'animo del lettore che riconosce un'immagine, riconosce un sentimento, qualche cosa che ha sentito lui prima, no? Forse in qualche modo. Esatto, parte da una considerazione sulla natura, su quello che ti circonda. Il lettore magari riconosce qualcosa di suo, lo fa suo e lo completa a modo suo nel suo animo. Ed è questo il bello dell'haiku che a me è sempre piaciuto. Sì, bello, bellissimo. Tra l'altro, nel libro appunto che abbiamo pubblicato con la Ugmo Publishing, che pubblicheremo anche perché siamo proprio nei giorni della pubblicazione, non a caso esce il 5-7, perché ricordiamolo, il componimento è 5-7, 5 sillabe, no? Quindi abbiamo giocato un pochino anche in maniera simbolica con l'uscita. La cosa interessante è che ci sono anche in altre lingue, li hai tradotti in altre lingue, ci sono in spagnolo e in inglese. Li hai tradotti o sono nati prima in spagnolo o quelli che tu hai scritto in altre lingue sono nati prima in altre lingue e poi in italiano o viceversa? Com'è andata? Sono sempre nati prima in italiano, ti dico la verità. Poi, come gioco, le ho dati a alcune mie amiche, alcune di quelle traduzioni, ho detto, guarda, prova a vedere se riescono, perché sembra una banalità, sembra facile scrivere 5, 7, 5, è brevissimo, ma riuscire a far entrare in un breve componimento, condensato, un pensiero, un'immagine, non è per nulla facile. Per cui mi sono messo e ho chiesto ad alcuni amici, alcuni colleghi, prova a tradurlo. E alcuni di loro hanno risposto all'appello e quello che è venuto fuori sono quelle piccole traduzioni che hai visto anche dentro. E tra l'altro sono haiku anche questi, haiku nel senso che rispettano metricamente la struttura 5-7-5. Ripeto, tutt'altro che facile quando uno cambia da una lingua all'altra. Infatti, assolutamente, però il ritmo, la cosa interessante è che il ritmo rimane lo stesso, anche la pronuncia, no? Quando vengono pronunciati, la musicalità è diversa, ma in fondo poi ritorna sullo stesso passo, anche in un'altra lingua, no? Questa è la cosa incredibile che accade. È vero, questo è quello che ti permette di riconoscere l'haiku in qualunque lingua. Io mi ricordo anche un premio Nobel, Tranströmer, un premio Nobel norvegese che scriveva haiku, ha scritto haiku, ovviamente nella sua lingua. Io ho un libro suo di haiku tradotti in italiano. Non sempre il traduttore italiano è riuscito a stare dentro il 575, ma è comprensibile.
Però il poeta originale, a me piace avere, anche se io non conosco la sola lingua di Tröströmer, mi piace avere la versione originale, proprio perché, come hai detto tu, un po' ricorda il tedesco, qualcosina in tedesco lo riconosco, c'è la struttura, quella musicalità si ripete anche nelle altre lingue, è una specie di costante universale. È come lo stesso passo, no? Lo stesso ritmo, poi viene suonato dal violoncello, dal contrabbasso, dalla chitarra, suona diverso, ma in realtà poi il ritmo che c'è dietro è sempre un pochino lo stesso, no? Forse, come esempio, si può giocare un po' con questo. Io vi consiglio questi haiku bellissimi, tu hai detto haiku, io avevo sbagliato all'inizio, avevo sbagliato, vedi, l'accento, bisogna saperle le cose, questi haiku bellissimi di Gianni D'Arconza, Pensieri in forma chiusa, Oakmont Publishing, sono 575 ed escono il 5-7. Buona lettura!